Cari fratelli e sorelle, da questo luogo santo che è la Porziuncola, vi saluto con il saluto di Francesco, il Signore vi dia pace. Ci lasciamo accompagnare all'inizio di questo mese mariano da una parola che è proprio una parola di Francesco, commentando una munizione che è la munizione numero 26. Beato il servo che ha fede nei chierici che vivono rettamente secondo la forma della Chiesa romana. E guai a coloro che li disprezzano. Quando anche infatti siano peccatori, tuttavia nessuno li deve giudicare, poiché il Signore in persona riserva solo a se stesso il diritto di giudicarli. Infatti, quanto maggiore è il ministero che essi svolgono riguardo al santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri, così quelli che peccano contro di loro hanno un peccato tanto più grande, che se peccassero contro tutti gli altri uomini di questo mondo. Questa ammonizione ci parla della relazione tra i frati e la loro identità all'interno della Chiesa. Il tema affrontato è proprio l'onore che il servo di Dio deve dare ai sacerdoti, che tutti i frati devono dare ai sacerdoti. E questo testo affronta sicuramente quella che era una complessa situazione ecclesiale di quel tempo e dà valore assoluto all'onore e anche alla venerazione da dare ai sacerdoti che sono ordinati lecitamente dalla Santa Chiesa romana. E Francesco ribadisce questo onore incondizionato da dare ai sacerdoti, ma dice anche le motivazioni, la base di questa sua scelta assoluta. Francesco infatti sposta l'accento non tanto sulle qualità morali e teologiche del sacerdote, ma sul fatto che il sacerdote riceve un mandato dalla Chiesa e per il fatto di ricevere questo mandato può essere giudicato soltanto da Dio. Ma per motivare anche questa sua scelta assoluta di onore e venerazione per i sacerdoti, Francesco fonda la sua proposta sull'Eucaristia. Infatti, lui stesso ricorda che come Dio si umilia ogni giorno nelle mani indegne del sacerdote, così anche gli uomini, anche i frati, non possono essere da meno, non possono riconoscere in quelle mani indegne la scelta stessa che Dio ha fatto di venire in mezzo al suo popolo. Allora, cari fratelli e sorelle, è proprio bello perché l'Eucaristia, ci ricorda Francesco, ci ricorda la misura quotidiana per riconoscere nella povertà proprio della nostra carne, della carne umana, il luogo adatto che garantisce la presenza di colui che continua la sua discesa nella carne degli uomini. Sì, ogni giorno, ricorderà Francesco, l'aveva ricordato nella prima ammonizione, Dio si umilia nelle mani del sacerdote. Umiltà e gratuità. In questa logica di umiltà e gratuità, Dio Padre continua a guardare proprio con predilezione l'uomo, quell'uomo che è peccatore, e continua a guardare l'uomo peccatore con quella predilezione e umiltà con cui ha guardato la Vergine Maria, l'umile per eccellenza. Umiltà e gratuità che Dio Padre continua a guardare con predilezione, come ha fatto con la Vergine Maria. Umiltà e gratuità che portano al mondo colui che è l'amore, Gesù. Beato allora il servo che riconosce nella povertà del sacerdote l'umiltà di Dio che si lascia gestire da quelle mani. Guai a chi lo rifiuta con sdegno e disprezzo, perché rifiuta ciò che Dio ha scelto. Allora dalla Porziuncola, all'inizio di questo mese mariano, vogliamo chiedere a Maria di insegnarci l'umiltà e la gratuità e a lei vogliamo affidare anche i sacerdoti di tutto il mondo. Il Signore renda i loro cuori sempre più umili e sempre più dediti al servizio degli uomini nella gratuità.